Un bilancio falsato, 12 milioni di pignoramenti sono stati occultati e ne ho le prove. È l'accusa di Giovanni D'Erco, l'esponente del nuovo centrodestra, mossa nei confronti dell'amministrazione comunale di Avellino, che si appresta ad approvare un bilancio, e non è il primo, a detta di D'Erco, che non ha al suo interno quelle somme. Un fatto gravissimo. Io ho un documento che tra l'altro è un documento assolutamente trasferibile del pignoramento presso terzi, presso la banca che detiene il conto del comune di Avellino, e presso questa banca sono stati pignorati, cioè fermati, bloccati 12 milioni di euro dai creditori del comune di Avellino. Questo spiega anche il motivo per cui ad esempio non è stato possibile pagare la rata di 400 mila euro della transazione legata al parcheggio, transazione per la quale, decreto ingiuntivo per il quale adesso, oltre al danno, cioè spendere 600.000 euro per un parcheggio che non si è realizzato, avremo anche la beffa di dover pagare le spese giudiziarie legate a questo decreto ingiuntivo, che non possiamo pagare perché non abbiamo i soldi, perché c'è appunto il congelamento di questa somma. Mi sembra che di fronte a una somma del genere, correttezza, democrazia, trasparenza pretenderebbero appunto che questo patto assolutamente clamoroso fosse riportato nel bilancio, altrimenti a casa mia un bilancio del genere non risulta corrispondente al vero. Se davvero quei 12 milioni sono stati occultati, allora la partita, assicura D'Ercole, si sposterà altrove. Mi sentirò in questi giorni con qualche consigliere comunale residuo dell'opposizione per chiedergli di portare la questione dinanzi alla Corte dei Conti, in quanto, come lei sa, purtroppo ai cittadini semplici, quali sono io, è inibito il titolo a esporre alla Corte dei Conti questioni di questa natura. Ma sono convinto che presso qualche consigliere comunale di Avellino troverò l'ascolto e la volontà di rendere nota alla Corte dei Conti una vicenda tanto clamorosa.